capita di pensare che vorresti una telecamera tutta per te. Ascolta e segui il sogno, quello sei tu. Credi nel tuo talento e sei in TV. Appuntamento targato 7 Live. Naturalmente apriamo la puntata di questa sera con la storica e strepitosa sigla di 7 Live, ma quest'anno tutta rinnovata. E già sapete che è stata realizzata dai nostri Mega e Mauro, e il video è stato invece composto da Ivano Vartuli. Bene, allora benvenuti a tutti. Come dicevi giustamente tu, siamo ormai alla sesta puntata di questo show dei talenti. Ormai siamo in estate, c'è chi ci guarda dal mare, c'è chi ci guarda dall'estero, dal lago. Tu dove andrai in vacanza, Stefania? Ma io ho scelto l'Italia, Mauro. Tu? Io anche sto in Italia, ma soprattutto sto con 7 Live, perché se continuate a seguire tutte le attività vedrete che ci sono tantissime cose anche durante l'estate che saranno targate 7 Live. Ma questa sera abbiamo qua su questo palco ben 4 gruppi che si esibiranno e dovranno cercare di ottenere i posti per arrivare alla semifinale. E infatti io vi ricordo, anche se il meccanismo del nostro talent show ormai lo conoscete, che 2 in particolare saranno i posti disponibili per i nostri concorrenti per aggiudicarsi la semifinale. E vi ricordo che 1 sarà assegnato direttamente dalla giuria tecnica di questa sera, mentre l'altro posto sarà l'unione dei 2 voti importantissimi, quello del pubblico qui in teatro, che da quest'anno avrà la possibilità di votare i suoi concorrenti preferiti, e poi quello di voi che ci seguite da casa. Altro voto estremamente importante che potete esprimere ovviamente visitando il nostro sito ufficiale www.7live.biz. Vi ricordo anche che potete esprimere il vostro voto per 2 settimane consecutive, quindi non dimenticate di andare sul nostro sito ufficiale. Bene, ma allora lanciamo il nostro slogan che ormai conoscono tutti. Quando io dico votate, oh. Ma adesso proviamo pure a 2 voci, eh? Votate. Oh, fantastico! Io ci ho provato, mi sto allenando. Potete anche battere le mani, è la prima volta che Stefania canta in duetto. Mi sto allenando, visto che Mauro è anche un musicista. Dietro le quinte pian piano mi insegna. Allora, con queste 2 voci lanciamo subito la nostra Carlotta che ci introduce la giuria di questa sera. A te, Carlotta! Mamma mia, ragazzi, vi sento veramente carichi. Un benvenuto a tutti qui dalla zona giuria, buonasera. E io parto subito col presentarvi coloro che giudicheranno i nostri concorrenti. Abbiamo con noi Mega Siombing, cantante, buonasera. E proseguiamo con Alessandro De Rosa, musicista e direttore di Alt Music Center. Buonasera. E ancora Natalia Gallucci, direttrice commerciale MCM Massa e responsabile marketing del progetto Ciocchi. Buonasera. E accanto a Natalia abbiamo Gianluca Lanceri, musicista, cantautore e presidente dell'Associazione Culturale Legione Creativa.
E proseguiamo con Luca Borsato, Country Manager di Start Italia. Buonasera. Ed infine l'ultimo giurato è Aldo Bianco, presidente associazione La Quaglia in Paradiso di Grugliasco, che organizza insieme al comune un sacco di eventi culturali. Buonasera. Ragazzi, questa è la nostra giuria super pronta per questa gara, quindi a voi per il via. Bene, grazie Carlotta. È sempre bello, Stefi, vedere tanti volti nuovi anche in giuria e anche nel pubblico, perché Seven Live cresce sempre. Allora iniziamo con la gara, è il momento di presentare il primo gruppo. Partiamo con la prima band, non vediamo l'ora di vederla. Loro nascono nel 2006 e ci propongono cover di musica italiana dagli anni 60 ad oggi. Signore e signori, i Casello 30. Eccoli qua, applauso per loro. Mentre si sistemano... Noi, ciao ragazzi, benvenuti. Eccoli, grazie. Catturiamo il franco della situazione. Abbiamo letto nelle quinte, dietro le quinte, appunto il vostro nome. Questo Casello 30 con Stefani, diciamo, ma probabilmente avrà qualche attinenza con i treni, con le stazioni. Assolutamente, arriva da un casello dismesso del Pinerolese, quindi sì. Stiamo a approfondire perché è un discorso molto lungo. Ci abbiamo azzeccato. Ci abbiamo azzeccato, ma allora lasciamo questo velo di mistero attorno al nome, vero? Ma sicuramente la vostra musica viaggia come un treno? Si fa il possibile, in accelerazione. In accelerazione. Si migliora. Allora, se siete pronti, partiamo subito in accelerazione con questo primo gruppo questa sera. Ricordiamo che ogni gruppo suonerà ben due brani. Questa sera noi sentiremo dai nostri Casello 30 Sono come tu mi vuoi e Arriverà. E allora, signori e signori, lasciamo il palco ai Casello 30!
piangerai, come pioggia tu piangerai e te ne andrai, come le foglie col vento d'autunno, triste tu te ne andrai, certa che mai ti perdonerai. Ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente, in cui il sole sarà, e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai. E arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Oh, arriverà una frase, una luna di quelle che poi ti sorprenderà. Penserai che la vita è ingiusta e piangerai e ripenserai alla volta in cui mi hai detto no, non ti lascerò mai. Poi di colpo il buio intorno a noi, ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente, in cui il sole sarà, e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai. E arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Poi ti sorprenderà. Oh, arriverà la mia pelle a curare le tue voglie, la magia delle stelle, la poesia della neve che cade e il rumore non fa. Casello 30. Eccoci ragazzi. Allora siamo partiti subito, immediatamente. Allora vediamo, avete cantato appunto Come tu mi vuoi, vediamo la giuria come vi vuole questa sera, come vi ha visti. Allora a te Carlotta. Ed eccomi qua, e per citarti Mauro, è arrivato il momento degli esami e sentiamo Aldo Bianco cosa ci dice. Allora, sì, volevo dire, due bellissimi pezzi, anche difficili da fare, sono stati bellissimi, li hanno fatti bene. Se curassero leggermente l'intonazione, penso che niente da dire. Mi sono piaciuti comunque. Grazie. Complimenti. E grazie Aldo. Adesso noi dobbiamo prenderci un piccolo momento perché vogliamo dedicare l'attenzione della nostra trasmissione alla presentazione di Anna Boccardo, artista e creatrice di gioielli. Anna Boccardo intende il gioiello visto e considerato non solo come oggetto anonimo da abbinare ad un vestito per abbinirlo o arricchirlo, ma come manufatto che con la sua forma estetica interagisce con il corpo di chi lo indossa e diventa una piccola scultura che trasmette emozioni e messaggi non solo a chi lo porta, ma anche a chi lo osserva. Il rame e l'ottone sono i materiali di partenza, vengono lavorati a fuoco e poi vengono accompagnati principalmente da pietre naturali semipreziose, scelte per le loro sfumature di colore. La forma estetica di questi manufatti è frutto di una tecnica libera, istintiva e senza un disegno predefinito.
Anna Boccardo, ideatrice di gioielli d'arte, nelle sue creazioni intende cogliere la volontà di chi le chiede un gioiello in merito ai colori e alla lunghezza che può avere una collana o un orecchino, ma reinterpretando poi, secondo la propria sensibilità e senza assolutamente eseguire disegni e forme già esistenti. Ed è per questo che i gioielli di Anna Boccardo possono essere definiti veramente pezzi totalmente unici. Anna Boccardo espone le proprie creazioni presso Gorgios, via della Consolata a Torino e presso la Galleria d'Arte Respubblica, antistante la Reggia di Venaria Reale. Io vi ringrazio per questa attenzione, per i nostri, insomma, sponsor importantissimi, e noi adesso dobbiamo prenderci ancora una piccolissima pausa, ma se anche voi scegliete il talento, rimanete con Seven Live, a più tardi. Bevo Restart perché la mattina dopo sono un fiore. Restart e riparti alla grande. Restart. Let's restart. Per tutte le esigenze di trasporto, due noleggi e furgoni piccoli, medi e grandi, centinati, boxati con o senza pedana caricatrice, furgoni frigo, cassonati fissi e ribaltabili, carro attrezzi, gru, pulmini, vetture e molto altro. Due noleggi ad Avigliana in corso Torino 96 e a Rivoli in corso Francia 224F. Da due noleggi è anche disponibile un competente servizio di vendita di veicoli industriali, commerciali e autovetture di tutte le marche. Rieccoci qui e ben ritornati a questa puntata di Seven Live, che è tutta dedicata di nuovo alle band questa sera. Ma prima di vedere l'esibizione della seconda band in gara, io vi chiedo un po' di attenzione perché vi devo parlare di Ciocchi. Noi infatti, di tutto lo staff di Seven Live ma anche il pubblico qui in teatro, abbiamo approfittato di questa breve pausa per degustare il buonissimo cioccolato offerto da Ciocchi, il nostro ormai affezionato sponsor, attraverso la fontana di cioccolato del terzo millennio. Il prodotto di Ciocchi è veramente delizioso e stasera sarà offerto anche a tutto il pubblico durante la serata, ai nostri concorrenti e appunto al nostro staff. Prima vi devo però ricordare che Ciocchi, la fontana di cioccolato, è indicata per ogni genere di evento: feste private, catering, bar, ristoranti, fiere, e per la sua originale ed esclusiva bontà in milioni di occasioni. Ciocchi è stata protagonista insieme a Seven Live TV di un importante evento promozionale ad Exil, il cui speciale sarà presto visibile su questa rete prossimamente. Moltissimi dei prossimi eventi targati Seven Live avranno ospite ormai richiestissima la fontana di cioccolato Ciocchi. Vi informo che ora è anche possibile affittare Ciocchi per feste private, catering, ristoranti, eventi, fiere. Per saperne di più vi invito a consultare il sito www.ciocchi.biz, e quindi non perdetevi questa strepitosa fontana di cioccolato. Grazie. Guarda, dietro le quinte c'è ancora il gusto in bocca. Immaginavo di Ciocchi, immerso il dito nella fontana di cioccolato a degustarla. Wow, davvero buono. Bravo, bravo. Ma lasciamo perdere il cioccolato per un attimo e continuiamo con la nostra gara. Vai Steffi. E proseguiamo, come ho detto, con il secondo gruppo di questa sera, che si è formato circa un anno fa. Il loro intento è essenzialmente quello di suonare per divertirsi e condividere la passione per la musica. E allora, signore e signori, i For Jupiter. Eccoli qua. Un grande applauso per loro. Ben molto numerosi questa sera, benvenuti. Eccoli qua che arrivano. Ciao, ciao, ciao. Allora, mettiamo in centro, come sempre, le donne, le ragazze, le cantanti. Ne abbiamo la nostra Paola. Allora, capiamo qualcosa in più su questo nome For Jupiter. Allora, For Jupiter proprio perché appunto noi ogni giovedì suoniamo e quindi abbiamo voluto dare un'esclamazione al giovedì, For Giove, For Jupiter. Interessante, insomma. Ma se aveste provato tutti i venerdì, come vi sareste chiamati? For Venere. For Venere, interessante, simpatica la ragazza. Bene, allora, signore e signori, anche loro con due brani. Questa sera ascolteremo Valerie e Cocaine. Il palco è tutto vostro, signori e signori, i For Jupiter.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think on the thing what to do in my head. Come on, over. Don't make me fool. How often?
Jupiter! Complimenti ragazzi, complimenti ai For Jupiter! Sicuramente il giovedì porta bene. Allora vediamo cosa pensa la nostra giuria della vostra performance. A te Carlotta! E vediamo nel particolare cosa ci dice Alessandro di questa performance. Vi dico bravissimi ragazzi, siete piaciuti molto entrambi i brani, siete ottimi musicisti. Ho apprezzato molto la tua interpretazione, anche molto sensuale, ci hai emozionati, anche qua in giuria chiacchieravamo durante l'esibizione, eravamo molto colpiti. Ho apprezzato molto, io sono bassista, ho apprezzato tantissimo l'intro del signore, complimenti davvero. Comunque ottima band, ottimi arrangiamenti, nient'altro da dire. Vi ringraziamo ottimi. Col cuore, grazie. Grazie Alessandro, però io so che sta per partire il Tribal Town Africa Festival, quindi esatto. Vorrei che tu ci dicessi un po' come funziona, visto che organizzi. Sì, il Tribal Town Africa Festival è un'iniziativa che è organizzata da tre realtà giovanili, che sono Alt Music Center, l'associazione Tamra e Fly Technology, e avverrà il 19, 20 e 21 luglio a Casa nel Parco, a Mirafiori Sud, al Parco Colonnetti. Ed è un festival dedicato all'integrazione culturale, dedicato all'Africa, dove l'Africa è presa appunto come simbolo di integrazione. E durante le giornate del festival ci sarà un programma ricchissimo che partirà dal pomeriggio, con laboratori per bambini, laboratori di danza e percussioni. Ci saranno moltissime associazioni onlus che operano da tanti anni in Africa, facendo appunto tante operazioni di diritti umanitari in Africa. E invece ci saranno moltissimi artisti. Noi faremo un percorso che parte dal Sudafrica e arriverà addirittura fino alla Puglia in queste tre giornate. Sì, perché vogliamo proprio dimostrare che comunque c'è un legame anche con le radici africane, hanno un grosso legame con le nostre, no? Il primo giorno è dedicato appunto a Nelson Mandela, 19 di luglio, il giorno dopo del suo compleanno, che farà 95 anni. E ci saranno artisti come Koleo Mosala, che è un grande interprete della musica sudafricana. Il secondo giorno è dedicata alla musica occidentale africana, quindi ai griot del Senegal, che sono i cantastori del Senegal. E il terzo giorno appunto è dedicata a Puglia incontro all'Africa. Ci sarà un gruppo che farà musica tradizionale pugliese. Il pomeriggio ci sarà anche spazio per l'hip hop, con Barriera Jam, eccetera. Quest'anno c'è una novità, perché c'è anche una lotteria per finanziare il festival. Chi volesse partecipare, aiutare il festival a sostenersi, i biglietti della lotteria costano solo un euro. Potete informarvi sul sito del Tribal Town, tribaltownfest.com. Quindi ragazzi, io vorrei invitare tutto il nostro pubblico a andare a questo festival e comprate i biglietti della lotteria, perché veramente questi eventi vanno assolutamente sostenuti. Grazie Alessandro, io passo la parola a voi palco. Bene, grazie Carlotta. Bene, bene. Allora direi che è il caso di congedare la nostra band. E infatti io mi porto via i concorrenti, Mauro, perché so che tu hai un ospite importante che sta per arrivare qui con te. Grazie. Andiamo, andiamo. Allora For ancora Jupiter. Un applauso ai For Jupiter. E mentre loro appunto lasciano il palco, è un momento particolare, un momento dedicato a uno dei nostri nuovi sponsor, che appunto è venuto a far parte della grande famiglia di 7 Live. Sto parlando di Restart, questo energy drink davvero che sta facendo bere tutta l'Italia. E allora abbiamo questa sera qui con noi, diciamo, un po' l'emblema della freschezza della Restart. Signore e signori, vi presento Chiara Galasso! Applauso! Eccola qua, ciao Chiara. Buonasera. Tutto ok? Tutto bene. Guardate Chiara come si è presentata, naturalmente con delle lattine Restart, non con una cartellina così. Eccola qua, lo spirito immediato della Restart. Pensate che questa sera Chiara ha il compito e l'onore di annunciare coloro che hanno vinto il concorso online, che era quello appunto per cercare di trovare, di votare la locandina più bella, più originale dedicata a Restart. E allora abbiamo scritto i nomi sulle lattine, questa sera la nostra Chiara ci annuncia i vincitori. Il primo premio va a Lucia Schillaci di Venaria Reale. Lucia, ce l'abbiamo qua con noi, venga signora, grande Lucia. Guardi signora, domandina veloce, lei la bevanda Restart l'ha bevuta? Certo che sì. Come la trova?
Buonissima. Buonissima, poteva solo dire buonissima, ma è ancora di più. Vedrà quante cose scopriremo adesso. Vediamo anche chi sono gli altri vincitori. Il secondo premio va a Francesca Bertella di Vicenza e il terzo premio a Luca Stradaioli di Santa Sofia. Bene, come vedete queste persone non sono naturalmente qui con noi questa sera, ma hanno già ricevuto tramite Corriere il loro premio. Ognuno di questi vincitori, pensate, ha vinto delle lattine Restart per potersi godere quest'estate all'insegno della freschezza. Ma noi ci teniamo a fare questo giochetto. Guarda, ti lascio il microfono. Se io dovessimo dare, diciamo, quattro aggettivi alla nostra Restart, potremmo dire che sicuramente Restart è, guarda, Fresca. Bene, Restart è anche... Nuova. Ok, Restart è anche... Rivitalizzante. Questa la sapevi già, secondo me. Oppure, no. Guarda, oppure guarda, questa Restart alla fine potrebbe anche essere un qualche cosa di particolare, ad esempio... Secondo me alla moda. Alla moda. Ci abbiamo giocato sopra, però forse l'aggettivo che meglio esprime la nostra bevanda Restart è utile, unica, è un'idea geniale. Pensate che non è un energy drink, ma non contiene caffeina e taurina, ma è l'unica bevanda contenente un mix di vitamine, minerali, fruttosio, miele ed altri composti naturali che sono in grado di ristabilire il metabolismo ottimale del corpo. Una lattina da 250 mg bevuta durante o dopo l'assunzione di alcolici facilita il processo di disintossicazione dell'organismo, neutralizzando i radicali liberi e rigenerando il fegato. Le sostanze attive della bevanda riducono la fatica, garantiscono una buona dormita ed un fresco risveglio mattutino, prevenendo tra l'altro l'insorgenza dei ben noti sintomi post-alcolici. Parliamo di nausea e di mal di testa. La bevanda Restart non esercita i propri effetti positivi solo in relazione al consumo di alcolici, anzi, diciamo pure che ottimizza le funzioni del corpo grazie alle proprietà delle vitamine, del complesso B, C ed E, e dal contenuto di miele che la rendono un drink altamente consigliato per sportivi, manager, studenti, ma non solo, per te, per tutti noi, perché Restart è davvero da provare. Vogliamo ricordare, Chiara, quali sono i modi per entrare in contatto con Restart? Si può visualizzare il sito www.restartdrink.net. Bene, allora venite qua, ci siamo ormai goduti questa Restart, qualche minuto di pubblicità, ma secondo me noi andiamo dietro le quinte e ci beviamo una bella Restart fresca. Che dite? Andiamo! Andiamo, vai! Atena, laboratorio ortopedico Torino, offre a tutti la possibilità di migliorare la propria qualità di vita. Con una vasta gamma di colori e modelli, Atena vi propone i suoi scooter elettrici, dotati di tutte le necessarie caratteristiche di comfort e sicurezza. Presso tutti i centri Atena, possibilità di provare il vostro scooter. Per le persone con certificato di invalidità, lo scooter è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Atena, laboratorio ortopedico, ha 3 sedi a Torino. Per conoscere il punto vendita più comodo per le vostre esigenze, chiamatelo 011 221 60 60. Bevo Restart perché la mattina dopo sono un fiore. Restart e riparti alla grande. Restart. Let's restart. E ben ritornati, io e Mauro siamo qui pronti per ricominciare la nostra gara e questa puntata di 7 Live dedicata alle band. Eccoci qua, guarda Stefania, sei sempre più bella, devo dirlo. Grazie. Soprattutto però anche valorizzata da questi gioielli di Anna Boccardo, cui facciamo un applauso, un altro dei nostri magnifici sponsor. Bene, che naturalmente veste anche la nostra bellissima Carlotta, che ci presenterà dopo appunto altre cose, vedremo di scoprire i gioielli di Anna Boccardo. Proseguiamo immediatamente col prossimo gruppo, vai! E adesso abbiamo un gruppo che è nato quasi per caso grazie alla partecipazione al Grugliasco Got Talent Show. Sono giovanissimi, molto affiatati, si divertono tantissimo a suonare insieme. Signore e signori, i Leaked Vinyls! Eccoli! Wow, che grinta! Guarda che rock! Come c'è rock. Rock! C'ha il rock nel sangue e secondo me anche c'ha il rock nei capelli. Sì. Direi che anch'io ho cercato di darmi un... Stamattina.
Da stamattina? Da stamattina. Che hai questi capelli? Sì. Capito? Oh. Quanto ci hai messo? Vediamo se ci metti più tu o Stefania a farsi i capelli. Tu quanto? Venti minuti sicuramente. No, giusto. 20 minuti sono stato con la tinta, però almeno un'ora. Bene, perfetto. Allora, adesso però volete cantare, se non sbaglio. Sì, bene. Loro, come vedete, sono giovanissimi. Ti faranno sentire due brani, I Love Rock and Roll e Should I Stay or Should I Go? Siete pronti? Il microfono è vostro. Hanno voluto davvero chiamarsi in un modo originale. Sì. Vogliono proprio che si pronunci così. E allora, un grande applauso ai nostri Licked Vinyls! You mean that's the day about 17. The big one got strong. Play my favorite song. And I could tell it would belong till was it me. Yeah, me. Next we're moving on till was it me. Yeah, me. Sing it. I love rock and roll. Still get another in the jukebox, baby. Cause it's all the same. Say thank you, wrong.
che grinta! Che grinta! Che rock! Bravi ragazzi, bravi, bravi! Secondo me è anche merito dei capelli, questi 20 minuti sicuramente sono serviti. Vediamo cosa pensa la nostra giuria, vai Carlotta! Che energia, sentiamo da Gianluca Lanceri cosa pensa. Allora, il mio giudizio è sicuramente positivo, quindi diciamo che mi siete piaciuti. In quanto avete una buona presenza scenica, suonate abbastanza bene. L'unica cosa da curare, secondo me, è un po' la parte ritmica, la batteria andrebbe curata meglio, però continuate così perché siete sulla strada giusta e mi siete piaciuti. Grazie. Yeah. Bene, grande. Allora, complimenti ai nostri concorrenti, però Gianluca io ti volevo fare una domanda. Perché so che tu sei il presidente dell'associazione culturale Legione Creativa. Legione Creativa, esatto. Dici qualcosa. Allora, Legione Creativa è un'associazione giovane, nata da pochissimo, da dicembre dell'anno scorso, e in buona sostanza si occupa di organizzare e promuovere attività artistico-culturali sul territorio. Attualmente la Legione Creativa è impegnata in diversi fronti, tra cui sostiene il festival Tribal Town Africa Festival e sta sostenendo altre iniziative. Infatti io vi voglio invitare a seguire un'iniziativa che si chiama Controvento Music Tour, che è praticamente il viaggio di Matteo in bici da Susa a Messina, raccogliendo soldi, quindi raccogliendo dei fondi da destinare alle vittime delle mafie. Quindi vi invito a seguire questa iniziativa, che è una delle iniziative che sta seguendo la nostra associazione, e in più attualmente è partita un'altra iniziativa interessante che insomma ci stiamo occupando di raccogliere dei farmaci da destinare in Africa per mezzo di Mama Africa, che è una onlus importante che opera a livello nazionale. Quindi seguiteci, cercateci su Facebook, cercate Associazione Culturale Legione Creativa, e sul web www.legionecreativa.it e vedrete insomma quello che stiamo facendo e come lo stiamo facendo. Grazie Gianluca, complimenti per questa iniziativa, invito ancora tutto il nostro pubblico, tutti coloro che ci seguono a interessarsi a queste cose che vanno assolutamente sostenute, ma noi qui a Seven Live proseguiamo perché questa sera abbiamo un sacco di sorprese e infatti la nostra Mega, accompagnata come sempre da Mauro, ci presenta un medley di due famosissime canzoni, Satisfaction e Gloria. Accogliamoli con un grande applauso, Mega Mauro! I can't get no satisfaction, 'cause I try.
querido mire, a con la memoria torna, al tuffo nei papaveri di una terra libera, a per chi respira nebbia, a per chi respira rabbia, a per me che senza gloria, calda luna sul divano, queste stelle di cannone, oh oh, pensando a gloria, gloria, che sta di campagna. Devo dire, bravissimi in questa performance. Grazie Mega, ti lascio tornare in giuria. E invece, ma torni qua con me. Sì, torno con te. Scatenatissimo. Scatenatissimo, no. Rock. Scatenatissimo, no, ti molto lascio, bravo. So che anche tu hai una cosa importantissima da dire. Torno è vero, a bermi una vai restart. A prepararti, vai a prepararti. E io invece adesso vi chiedo un po' di attenzione perché vi devo parlare di un altro nostro sponsor molto importante, ovvero Marpel 2. Dedichiamo ora un momento ad un nostro tradizionale sponsor, appunto Marpel 2, pellicce, accessori ed abbigliamento in pelle di Torino. Il nostro staff si rivolge sempre a Marpel 2, come potete vedere dalle foto, dove incontra qualità, cortesia, novità, stile e grande competenza. Un consiglio, andate a visitare il negozio Marpel 2 in corso Sebastopoli per vedere direttamente le splendide collezioni 2013. Marpel 2 è anche servizio custodia, riparazione e trasformazione. E allora io vi ricordo che Marpel 2 pelle e pellicce anche ecologiche si trova a Torino in corso Sebastopoli. E adesso io vi congedo per qualche minuto di pubblicità. Se volete vedere il talento rimanete su 7 Live. Atena, laboratorio ortopedico Torino, offre a tutti la possibilità di migliorare la propria qualità di vita. Con una vasta gamma di colori e modelli, Atena vi propone i suoi scooter elettrici, dotati di tutte le necessarie caratteristiche di comfort e sicurezza. Presto tutti i centri Atena possibilità di provare il vostro scooter. Per le persone con certificato di invalidità, lo scooter è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Atena, laboratorio ortopedico, ha 3 sedi a Torino. Per conoscere il punto vendita più comodo per le vostre esigenze, chiamatelo 011 221 60 60. Ben ritornati, rieccoci qui, noi fra pochissimo riprenderemo con la gara, abbiamo ancora un concorrente che deve esibirsi, però io vi chiedo ancora un po' di attenzione, questa volta per Ambrodox. Siamo a presentare un nostro importante partner, la cui attività è totalmente dedicata al benessere dei nostri cani, Ambrodox. Ambrodox, dopo lunghe ed approfondite ricerche, ha ideato e realizzato la linea Ambrodox Professional Pet Food. È una linea completa di alimenti per cani che nasce dall'esperienza di un allevatore e dalla necessità di ricercare la composizione alimentare più appropriata per i suoi cani e ad un giusto prezzo. Un lungo ed accurato lavoro basato su analisi e test
test ha permesso di ottenere un prodotto che si colloca nella fascia qualitativa di alto livello, grazie agli ingredienti di primissima scelta, seppure economicamente più conveniente rispetto alla maggior parte delle etichette in commercio. La validità di questi alimenti viene confermata ogni giorno da parte di proprietari ed allevatori che lo hanno provato e non lo hanno più abbandonato. Allora provate anche voi naturalmente i prodotti di Ambrodox. Per maggiori informazioni sui prodotti Ambrodox potete consultare il sito www.ambrodox.com oppure contattare direttamente l'azienda al 347-2386-233. Ambrodox è anche allevatore esperto qualificato e stimato di Dog de Bordeaux e Bull Terrier. Contattate quindi con fiducia Ambrodox al telefono, ve lo ripeto, 347-2386-233 o consultando il sito web www.ambrodox.com. Grazie ancora per l'attenzione e so che Mauro è già qui, pronto per proseguire con la gara. Esattamente, allora ripartiamo con la gara di questa puntata, l'ultima prima della pausa estiva. Abbiamo il quarto gruppo, pensa loro Stefania, nascono nell'estate del 2010 grazie a incontri e coincidenze fortuiti, destini che solo la musica può intrecciare per dare vita a una chimica unica e adrenalinica. L'obiettivo è quello di proporre dal vivo i pezzi che hanno reso unici gli anni Ottanta, esulando dai classici strasentiti per ritrovare quelle hit che sono incise nella nostra memoria. Signore e signori, i Made in 80s. Eccoli! Made in 80s che ciao entrano! Ciao ragazzi, benvenuti! Sempre di più, guarda, continuano a uscirne di questi 80s, eccoli qua. Quanti ce ne sono, Mauro? Ce ne sono tantissimi. L'ultimo, il nostro Marco, il frontman, diciamo. Chiamiamo a Marco, abbiamo capito. Ecco dalla... qua, ciao grande Marco. Marco, ciao. Abbiamo sentito dalla presentazione appunto di Stefania che torniamo appunto negli anni 80, giusto? Sì, proviamo a proporre un repertorio fatto di classici e non solo, più sentiti e meno sentiti. È un mix adrenalinico fatto live in un modo abbastanza moderno, un po'... che esula un po' dai classiconi anni 80, diciamo. Bene, allora, anni 80 rivisitati dai nostri Made in 80s. Allora, il palco è tutto vostro, anche per voi due brani questa sera, riascolteremo Touch Me e You Spin Me Around. Allora, signore e signori, qua sul palco di Seven Live, i Made in 80s! Oh,
up your love affair. Open up your novena. Watch out, be right. Come, you spin me right round, baby, right round. Like a regular baby, round, round, round. You spin me right round, baby, right round. Like a regular baby. I want your love. I want your love. All I know is that me, you just love your love and fight. Open up your love and I watch out, be right. Count, you spin me, baby, right round like a ragged baby. Sicuramente il finale più che adrenalinico, cioè proprio esplosivo, direi, no? Sono quattro metallari. Ok, allora vediamo se anche la giuria ha percepito questo ritmo così intenso che veniva fuori anche dietro le quinte. Vai Carlotta! Mega, hai percepito questo ritmo? È acceso, sì. Acceso. Ciao Mary Natis! Davvero, complimenti per voi. Forse io non posso dare tante parole perché siete troppo bravi. Avete fatto un grande lavoro, un ottimo lavoro e, credo che siate professionisti, vero? Assolutamente no. Assolutamente no. Ottimo sound insieme, non posso paragonare tra di voi perché siete tutti bravi. Allora chi è più bravo di between all of you, I can't say, but all of you troppo bravi. Allora, in bocca al lupo per il futuro. Grazie, grazie mille. Grazie Mega, complimenti ai nostri concorrenti, la sfida si fa sempre più intensa, però adesso devo chiedervi un attimo d'attenzione perché devo parlare di uno dei nostri main sponsor, anzi il nostro main sponsor, l'Ortopedia Atena di Torino. Oggi Ortopedia Atena, ormai nota per la straordinaria gamma di prodotti e servizi che offre, è anche punto di vendita per Torino del Jenny Mobility. Vi voglio però ricordare che Ortopedia Atena è, oltre a punto di vendita per Torino del Jenny Mobility, un importante riferimento per la soluzione di tutti i problemi di mobilità e non solo. Infatti da sempre lo slogan dell'Ortopedia Atena è essere nel benessere. In modo particolare voglio segnalare che presso i centri Atena è disponibile una vastissima gamma di scooter elettrici con caratteristiche d'utilizzo, prestazioni, modelli e fasce di prezzo in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e con un velocissimo servizio di riparazione e assistenza in sede. Inoltre, presso i centri dell'Ortopedia Atena potrete ricevere qualificata assistenza per lo svolgimento delle vostre pratiche con ASL, INAIL ed altri enti. Chiamate quindi anche per ricevere ulteriori e più approfondite informazioni lo 011 221 60 60. Ortopedia Atena ha 3 punti vendita in Torino. Per conoscere quello più comodo e più indicato alla vostra esigenza, chiamatelo 011 221 60 60. Troverete personale certamente cortese, ma anche qualificato e preparato da una lunga esperienza integrata da costanti aggiornamenti che vi porterà immediatamente a fornire le adeguate soluzioni. Ragazzi, vi ringrazio per questo momento d'attenzione. Noi di 7Live prendiamo una piccolissima pausa, ma rimanete con noi perché se volete sapere chi passa alle prossime puntate, il talento è solo a 7Live.
Atena, laboratorio ortopedico Torino, offre a tutti la possibilità di migliorare la propria qualità di vita. Con una vasta gamma di colori e modelli, Atena vi propone i suoi scooter elettrici, dotati di tutte le necessarie caratteristiche di comfort e sicurezza. Presso tutti i centri Atena, possibilità di provare il vostro scooter. Per le persone con certificato di invalidità, lo scooter è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Atena, laboratorio ortopedico, ha 3 sedi a Torino. Per conoscere il punto vendita più comodo per le vostre esigenze, chiamatelo 011 221 60 60. Bevo Restart perché la mattina dopo sono un fiore. Restart e riparti alla grande. Restart. Let's restart. Bugatti go round, round, round. Type of Hennick in VA, yep, that's my town, town, town. If you wanna, we can do this, girl, right now, now, now. You a model, I got bottles, pour it down. Yikes. Hey, girl, tell me what you talk. Pretty as a picture on the wall now. Hey, girl, you can get it out. Cause I know you like the way my beat go. Baseline. Girls like my baseline. Girls like my baseline. Shake it to my baseline. Gonna shake it to my baseline. Do it naked to my do it. I feel so close to you right now. It's a force field. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Ringraziamo questo gruppo di ballerini di pop di Torino. Voi provenite dalla Soul School. Soul School. Vai. Una coreografia di Cristina Smaniotto, che ringraziamo. Facciamo un applauso anche a Cristina. Eccoli qua. Un applauso a Cristina. Grazie ragazzi.
Vi congediamo di corsa, come sapete fare voi a ritmo di hip hop. E Stefania, vieni che torniamo in mezzo al palco, perché è il momento. Ancora un applauso ai nostri Speed 8. Molto bene. Siamo alla resa dei conti, siamo al momento in cui finalmente sveleremo questi due nomi di coloro che questa sera sono stati scelti per andare alle semifinali. Ricordiamo però che solo il primo nome che indicheremo fra poco passerà di diritto alla semifinale. Il secondo classificato è quello che appunto questa sera la giuria, la nostra giuria presente in sala, ha appunto votato. Però tutto può essere sconvolto naturalmente con il televoto. Ecco perché vi consigliamo sempre e vi invitiamo a seguirci e a votare i vostri beniamini. Allora, direi di chiamare sul palco, sono guardati tutti lì pronti, schierati, tutti i nostri concorrenti. Applauso! Forza ragazzi! Ecco che arrivano. Vediamo se riuscite anche a correre sul palco. Sì, sempre più veloci. Ci schieriamo come ormai è consuetudine nella parte finale di, appunto, delle nostre trasmissioni e vogliamo sapere a questo punto quali sono questi due nomi. Io e Stefania non lo sappiamo perché dobbiamo aspettare la nostra Carlotta con la famosa busta che scotta, come diciamo noi. Allora, un applauso alla nostra Carlotta! Eccola, eccola! Ciao Carlotta, sì. Ragazzi, sì, ero dietro le tende. Allora, bene, bene, bene. Io so già, tutto perché sono in zona giuria, quindi so già. È stato difficile stasera votare? È stata dura, come sempre, anzi, veramente li ho visti combattutissimi, più del solito. Bene, allora direi che voi siete anche pronti ad ascoltare questi nomi, che come dicevamo appunto, il primo nome che diremo passa di diritto. Poi tutti in gara, quindi fatevi votare, continuate a seguirci, ricordate... Sì, ricordiamo che per 15 giorni, per due settimane, la votazione dei vostri concorrenti preferiti. Quindi votate, votate, fate voi il coro, votate! Più di così, mi raccomando, un bel voto, grandi! E allora, direi Carlotta, è il momento di aprire la busta. Siete pronti? Siamo pronti, lo diciamo insieme. Allora, passano di diritto alle semifinali i For Jupiter! Un passo avanti! Siete voi! Bravi ragazzi! Complimenti, bravi! Allora, la nostra Paola con questi capelli, facci una mossa spaziale con i capelli, vai! Wow! Ti viene in mente un aggettivo da dire, qualcosa, una parola, un verbo? Grazie di cuore, grazie davvero di cuore. Bene, questo è davvero spontaneo. Ancora un applauso ai nostri For Jupiter. Bravi. Semifinalisti di diritto. Tornate grazie dietro. Il secondo nominativo, che secondo la giuria questa sera è già passato le semifinali, ma col punto di domanda del televoto, ta-da-dam! Loro sono i... Made in 80s! Eccoli qua! Ecco, bravissimi! Ragazzi. Allora, complimenti! Dal nostro Marco, che era preoccupato di rovinare i cavi, perché lui quando canta si muove, si esalta, trasmette la passione. È andata bene, no? Avevo paura di tirare giù i ragazzi, più che altro. Perché... Bene, ti viene in mente qualcosa da dire? Un complimento? Grazie, grazie di cuore. Grazie di cuore, è già stata usata. Allora, grazie di... esserci. Grazie di esserci, belli, per la pace del mondo, va bene. Allora, voi quindi sarete coloro che, se il televoto non stravolge la classifica, andrete alle semifinali. Ma continuate a votare perché naturalmente tutti voi siete ancora in ballo. Grazie ragazzi. Grazie. Bene. È il momento dei ringraziamenti finali prima di... annunciare ancora una sorpresa speciale, perché come sapete le sorprese qua a 7 Live sono davvero di casa. Allora, partiamo ovviamente con il ringraziamento per lo staff e la regia Rete 7. Facciamo intanto un bel applauso che continua. Ringraziamo l'organizzazione di 7 Live TV. E proseguiamo con la Non Solo Fashion Model Management. E poi ancora abbiamo tutti i giurati che hanno partecipato a questa puntata. Sono stati con noi un grazie a Mega Sion Bing, Alessandro De Rosa, Natalia Gallucci, Gianluca Lanceri, Luca Borsato e Aldo Bianco. Grazie a tutti. Grazie ragazzi. Allora vi dicevamo che questa sera
Chiudiamo la puntata con una sorpresa. Torniamo a parlare di uno degli sponsor, uno dei nostri sponsor, quello da poco che è tornato e che è venuto appunto a far parte della nostra famiglia. Avete già capito che sto parlando di Restart. Come sapete, grazie all'apporto di vitamine, e pensate Stefania e Carlotta che in una lattina di Restart c'è ben il 25% del fabbisogno vitaminico quotidiano del nostro organismo. Quindi significa che questa bevanda è particolarmente indicata durante e dopo la nostra attività fisica, quindi per tutti coloro che fanno sport. La palestra Gymnic Center di Castiglione Torinese, che abbiamo ospitato qui da noi a Seven Live la scorsa puntata, l'ha provata e trovata decisamente indicata per l'attività di Zumba, la lezione di fitness di gruppo che utilizza i ritmi e i movimenti della musica afro-caraibica, mixati con i movimenti tradizionali dell'aerobica. E allora, per chi ancora non la conoscesse, vi lasciamo in compagnia del gruppo di Zumba coordinato e coreografato da Ilaria Fakeki. Allora, finiamo alla grande, finiamo al ritmo di musica. Allora vi congediamo, prego. Mi raccomando, occhio alle scale che hanno già mietuto vittime celebri. No, finora. Dai, veloci. Tutti bene, dai. Perché al ritmo di danza vogliamo chiudere questa sera, come diciamo prima, con una sorpresa. Questa sorpresa ci porta a tornare a parlare del nostro sponsor, l'ultimo entrato nella famiglia di Seven Live. Sto parlando di Restart. Restart, come sapete, grazie all'apporto di vitamine, pensate che una lattina di sole 45 kcal contiene ben il 25% del fabbisogno vitaminico quotidiano del nostro organismo. Quindi è indicata per tutti e soprattutto per coloro che fanno sport. La palestra Gymnic Center di Castiglione Torinese, che abbiamo ospitato qui in teatro la scorsa puntata, l'ha provata e trovata decisamente indicata per l'attività di Zumba, la lezione di fitness di gruppo che utilizza i ritmi e i movimenti della musica afro-caraibica, mixati con i movimenti tradizionali dell'aerobica. E allora, per chi ancora non la conoscesse, vi lasciamo in compagnia del gruppo di Zumba coordinato e coreografato da Ilaria Fakeki. Noi vi diamo appuntamento a settembre, continuate a seguirci perché Seven Line non va in vacanza. Ciao! Thank you.
Baby.